nella preghiera che premettiamo a questa riunione assembleare, abbiamo ricordato le meraviglie del Signore e anche che noi non dovessimo più sperimentare meraviglie, quello che abbiamo udito con gli occhi e con gli occhi abbiamo visto. Sarebbe sufficiente per narrare quanto Dio ha detto e ha fatto per noi. Però il Signore continua ad operare, perché è un Dio che è sempre in attività, è un Dio che parla. Però bisogna che noi facciamo silenzio dentro di noi e attorno a noi, per non perdere l'attenzione a Dio che opera, per non mettere ostacolo alla parola di Dio che vuole entrare in noi, per comprendere quello che Dio fa. Perché possiamo avere occhi e non vedere, avere orecchie e non udire, avere cuore e non sentire. Il silenzio. Ho parlato tanto, ma vorrei stare in silenzio tante volte. Perché è nel silenzio che noi cogliamo la voce di Dio o il significato delle opere di Dio. Ci sono tanti silenzi. C'è il silenzio esteriore, che è necessario e che abbiamo dimenticato. Non esiste più silenzio sulla faccia della terra. Non esiste più silenzio nelle nostre assemblee. Non esiste più silenzio nelle nostre sacrestie. Non esiste più silenzio nelle nostre chiese. È una piazza dove le voci degli uomini si rincorrono, dove gli avvenimenti si scavalcano, dove trovo posto la presenza di Dio, il fatto di Dio, la parola di Dio. Per cui bisogna restaurare il silenzio esteriore, recuperare questo valore, perché tutte le grandi cose avvengono nel silenzio. Quando tutto taceva e la notte era a metà del suo corso, ecco l'Onnipotente, tua parola scese sulla terra, scese nel silenzio della notte. I grandi avvenimenti in natura avvengono nel silenzio. Avete sentito gli astri che si muovono? Sono bolidi, enormi, che si muovono a migliaia e migliaia di chilometri al secondo, e tutto avviene nel silenzio. Gli atomi, in ogni piccola cosa, si muove nel silenzio. Il fiore sboccia nel silenzio. Gli alberi crescono nel silenzio. Tutta la natura è in adorazione di Dio che opera nel silenzio.
noi parliamo sempre, occupiamo gli spazi, tutti gli spazi, e non diamo spazi a Dio o alle cose che ci parlano di Dio. Ogni tanto un po' di silenzio ci vuole. Siamo abituati a parlare e non a tacere. Il silenzio esteriore che custodisce il silenzio interiore e dà modo all'uomo di percepire la parola di Dio. E c'è il silenzio dei sensi, quando i sensi sono messi al silenzio, c'è il silenzio della bocca, il silenzio dell'udito, poi c'è il silenzio del cuore e c'è il silenzio dell'intelletto, c'è il silenzio dell'immaginazione, c'è il silenzio della memoria, c'è il silenzio dell'intelletto. Ci sono i sette silenzi che dovremmo restaurare in noi per cogliere la voce di Dio, comprendere questo Dio che parla sempre e il più delle volte non ascoltiamo, perché non riusciamo a cogliere la parola di colui che parla, di colui che è parola. Per cui vorrei richiamare l'attenzione a questo silenzio, il silenzio esteriore che non usiamo più, sempre piazza, chiacchiere a non finire. Signore, poni una custodia alla mia bocca, e poi il silenzio interiore, quello che mi consente di ascoltare Dio. Quando interiormente io parlo, do luogo alle memorie, do luogo alle immaginazioni, do luogo ai sentimenti e ai risentimenti, do luogo a tutti i miei pensieri, la illuminazione divina, la ispirazione divina, la mozione divina non vengono più colte. Eppure è scritto che il cristiano costantemente è sotto illuminazione divina, sotto mozione divina, sotto ispirazione divina, e che non coglie le illuminazioni, non coglie le ispirazioni, non coglie le emozioni. Per cui c'è nella litania del Santissimo Nome di Gesù un'invocazione dalla negligenza delle divine ispirazioni: perdonaci, oh Signore. Sì, che cosa ho detto? Cioè, è scritto questo, si chiedere perdono al Signore della negligenza che abbiamo avuto nel prendere coscienza delle divine emozioni, delle ispirazioni e delle illuminazioni. Segno che queste illuminazioni, ispirazioni, emozioni esistono. Tant'è vero che è colpa
di cui chiediamo perdono, di non avere prestato attenzione. Perché succede che Dio si muove leggermente, non è come l'uragano, non è come il vento, come il fuoco, come il terremoto. Ricordate Elia sul Monte Carmelo. Ecco, il Signore si fa presente. Sento un terremoto, subito si affaccia, il Signore passa. Ma nel terremoto non c'è il Signore. Sento un uragano, si affaccia. Non è il Signore, non è nell'uragano il Signore. Sento una fiammata, un fuoco di pompante. Si affaccia, è il Signore che passa. No. Nel fuoco di pompante non c'è il Signore. E finalmente sento un mormorio leggero, appena appena percettibile, e la voce dice: è il Signore, affacciati. Perché nel mormorio leggero che il Signore parla. E se tu fai silenzio, percepisci la sua parola. Se tu stai con gli occhi aperti, nel cuore, la mente, percepisci la sua luce. Se tu stai attento interiormente, percepisci la sua emozione. Ma se tu sei distratto, sei preso, sei vissuto dalle cose, a Dio può parlare come vuole, può muovere come vuole, può illuminare come vuole, può ispirare come vuole, tu non ne vai a percepire né la illuminazione, né l'ispirazione, né l'emozione divina. Ecco, allora abituiamoci al silenzio esteriore e al silenzio interiore. Cioè viviamo un po' dentro. Come dice l'imitazione di Cristo, vivere Deo, cioè vivere intus, Deo in Cristo Gesù, vivere intimamente a Dio, verso Dio, in Cristo Gesù, vivere a Dio interiormente in Cristo Gesù. Essere un po' concentrati, vivere interiormente, non dilapidarci così all'esterno e perdere tutto, ma vivere interiormente. E per vivere interiormente, vivere anche nel silenzio esteriore. Anche nella preghiera che noi facciamo, ci vogliono dei silenzi. Quali sono i silenzi più importanti della preghiera nostra comunitaria? Certo che bisogna parlare, bisogna lodare Dio, bisogna osannare Dio, sì. Ma ci sono delle pause obbligate. Queste pause obbligate avvengono dopo la parola di Dio. Quando viene annunciata una parola di Dio, tutto deve fermarsi. Perché la parola di Dio deve penetrare a noi. Senza sovrapposizione. Per cui il primo silenzio è dopo una parola di Dio. C'è il silenzio profetico. Questo silenzio deve essere protratto dopo il canto in lingua.
canti lingue, quando è autentico, incomincia insieme e cessa insieme. Questo cantarellare e continuare a cantare dopo che l'assemblea cessa di cantare, quel canto non è di Dio, è tuo. Canti lingue, nasci insieme e muori insieme. Come se fosse un maestro che con la sua bacchetta dall'inizio e dalla fine. Che diresti in un'orchestra quando il maestro mette con la bacchetta fine e uno continua a cantare di qua, uno continua a cantare di là. No. Quello è il canto nostro. Ebbene, dopo il canto in lingua c'è il silenzio profetico. Non bisogna aggiungere altri canti, perché questo è un canto profetico, quando è canto in lingua ispirato, perché più delle volte i nostri canti in lingua non sono ispirati, sono canti assembleari, buoni, ma non sono ispirati. Quando invece il canto è ispirato e ci si accorge che è ispirato, allora succede il silenzio profetico. Per cui il silenzio profetico bisogna osservarlo dopo una parola che viene annunciata o dopo una profezia o dopo il canto in lingue. In genere, dopo un canto in lingue, se è profetico, il canto in lingue, o dopo una locuzione in lingue, se è profetica la locuzione in lingue, c'è l'intervento di Dio. Si aspetta la parola di Dio. O una visione da parte di qualcuno, o una rivelazione, o una parola. Questo è scritto in Paolo. Poi c'è il grande silenzio. Il grande silenzio liturgico è dopo la comunione. Spesso noi diciamo, noi facciamo canti dopo la comunione, non è una cosa buona. Il canto può accompagnare con la musica la comunione, ma appena finisce la comunione incomincia il grande silenzio. Il grande silenzio dovrebbe essere protratto, perché si consente all'ospite divino, se l'abbiamo ricevuto nello Spirito Santo, di parlarci e di fissare in noi i sentimenti suoi. E allora non dobbiamo riempire forzatamente gli spazi con parole interventi, quando quello spazio deve essere occupato dal silenzio, o dal silenzio profetico, o dal grande silenzio della comunione. E poi anche nel nostro modo di gestirci, non dobbiamo riempire la sala di voci, tantomeno di mormorazioni, di critiche, di stupidaggini. Siamo qui davanti a Dio. Appena si varca la soglia del Tempio, questo è il Tempio del Signore, dove Dio parla, dove Dio opera, e dove bisogna entrare in punta di piede, si accogliamoci gli uni gli altri, come Cristo accolto noi, accogliamoci con amore, con gentilezza, ma non nel baccano, non nel chiacchierio, non nel frastuono, no. Nel momento di accoglienza, tu accogli Cristo nel fratello. Tu fai festa a Cristo nel fratello.
entra, fai buon viso al fratello che entra, fai gioia, parli col fratello, nel clima di accoglienza, appena si varca questa soglia, si entra nel sacro. Fuori c'è il profano. È vero che la vita dovrebbe essere tutta sacralizzata, ma quando si entra in questo spazio, si entra nel sacro. Tempio significa appunto tagliare, separare. Questo è il luogo tagliato, luogo di Dio. Dio lo taglia dal resto e lo consacra a sé. Questo è luogo tagliato, riservato a Dio. E nel luogo riservato a Dio bisogna parlare a Dio o di Dio, anche quando noi accogliamo il fratello. Questo è restaurare il clima carismatico che abbiamo perduto, ed è in questo clima che gustiamo le meraviglie di Dio, quanto Dio opera, è in questo clima che possiamo percepire meglio il senso della preghiera e il senso delle parole che Dio ci dà in preghiera. Amen. Signore, la tua parola è una luce dentro l'anima che non mi potrà mai lasciare. La tua parola è luce dentro di me. È luce che illumina la mia mente, ma è luce anche che illumina il mio cammino. Signore, non mi venga a mancare mai questa luce, altrimenti io camminerò nelle tenebre. Tu un giorno dicesti in Giovanni 8, camminate nella luce finché è giorno, perché verrà la notte in cui non potete più camminare. Signore, tu sei la luce del giorno, noi siamo i figli del giorno, non della notte, come dice l'Apostolo. Ti chiediamo di camminare sempre nella luce, lampade per i pimbassi è la tua parola. Tu sei la mia luce, Signore, la luce interiore per cui io guardo interiormente e vedo, è luce che si proietta all'esterno ed io guardo nel sentiero che devo percorrere in modo da evitare le pietre di inciampo ed emettere appunto il piede in sentieri piani che mi conducono per la strada giusta. Lode e gloria a te, oh Signore, dice il Signore che ti ha fatto, che ti ha formato dal seno materno e ti aiuta. Non temere Giacobbe, mio servo, io sarò da mio eletto, perché io farò scorrere acqua sul mio, la terra, sul suolo assetato, e torrente nel terreno arido, spenderò il mio spirito sulla tua discendenza, la mia benedizione sui tuoi posteri. O Signore, tu assicuri una discendenza, tu assicuri una tua presenza nei posteri, perché la tua mano non si accorcia. Signore, come il carisma iniziale di Francesco, di Domenico, di altri santi, persevera sempre nelle istituzioni, così anche il carisma iniziale del rinnovamento persevera, e perseveri in misura che siamo fedeli allo spirito originale. Ti chiediamo, Signore, che la nostra discendenza, quelli che verranno dopo, si rifacciano al carisma iniziale, alla carica iniziale che tu hai impresso.
in modo da conservare questa fiamma gelosamente, da conservare in deposito gelosamente, perché è a questa fiamma che bisogna accendere i cieli, e a questo deposito che bisogna ricorrere, accedere, perché non venga mai meno nel cibo, nell'acqua per il cammino. Lode e gloria a te, Signore.